Ciao. Cari amici, buon Natale. Anche quest'anno, come ogni anno, torna la grande festa del grande mistero della nostra fede. Il bambino nasce in una mangiatoia e noi siamo qui per chiedergli, e io invito tutti gli amici di Alleanza Cattolica, militanti, dirigenti, a chiedere al divino bambino il dono dello zelo, del fervore nell'apostolato e in particolare nel nostro apostolato culturale attraverso la dottrina sociale della Chiesa perché nasca un mondo migliore, una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, come diceva San Giovanni Paolo II. Voglio ricordare alcune categorie di persone che sono particolarmente colpite e che sono state nel corso di quest'anno danneggiate dalla vita pubblica, da altre persone, dalle contingenze della loro vita. Intanto tutti i bambini a cui non è stato permesso di nascere e ai loro genitori perché ritrovino nel sacramento della confessione il perdono e la pace e la possibilità di ritornare a rendere gloria a Dio attraverso la loro vita. Poi dobbiamo ricordarci di pregare, di avere nel cuore tutte le famiglie divise, in modo particolare coloro che hanno lasciato le loro famiglie perché ritornino a trovare la loro vita, il senso della loro vita. Poi non possiamo dimenticarci di tutti i cristiani che sono perseguitati per la loro fede in ogni parte del mondo. E poi vorrei ricordare tutta la Chiesa, dal Santo Padre Francesco a tutti i vescovi sparsi per il mondo, ai preti che continuano ogni giorno a fare il loro dovere nelle rispettive parrocchie e nei loro ministeri, e a tutti i laici, il popolo di Dio, che sono chiamati ad animare cristianamente l'ordine temporale, alla consacrazione mundi, perché il mondo ritorni ad essere più cristiano e più umano. A tutti costoro io chiedo ai nostri amici, ai nostri militanti, di pregare per costoro, di pregare per il mondo, perché possa trovare attraverso la luce del bambino che nasce la verità e la pace.